felice di essere qua oggi. Siete venuti qua con un pullman? Con un pullman, sì. Grazie, lei? Sì, sì, sono un'amica sua di lei. Sono venuta qua per Pettosi, insomma. Con un pullman? Un pullman organizzato. Come? È stato organizzato tutto da Marco Giollo, l'assessore. Assessore di Verona? Di Verona, sì. Ha fatto tutto lui e abbiamo fatto tutto insieme, la nostra squadra. Abbiamo deciso di prendersi questo impegno qua per riuscire a arrivare al nostro obiettivo di fare questo partito qua. Io vi dico cosa prendo da sindaco. Io come sindaco percepisco, grosso modo, netti, 4.000 euro al mese, 4.100, 4.200, mi ci pago i contributi e ci sto bene. E allora, per chi verrà in Parlamento, io mi impegno per me stesso, ma lo dovranno fare pubblicamente tutti quelli che faranno questa scelta, a ridursi lo stipendio a una cifra normale. Vabbè, eravamo un pullman 50 persone, 55 pullman pieno. Senta, come funziona l'organizzazione? Cioè, lei ha invitato i suoi concittadini oppure è stata una cosa organizzata dal comune? È stata organizzata dalla Lega. Da chi è stato organizzato il suo pullman in particolare? Da Papadia. Papadia. Chi è? È un segretario del comune, consigliere mi sembra, non vorrei sbagliare. Ma ha pagato oppure era già tutto organizzato? No, tutto organizzato. Questo evento da chi è stato pagato? Questo evento è finanziato completamente attraverso un conto corrente bancario comunicato, ripeto, a tutte le autorità proposte e quindi ampiamente controllabile come qualsiasi conto corrente, perché si fanno versamenti solo attraverso bonifici di cittadini, famiglie, imprese che credono in questo progetto. Perché... Arrivo da Borgo Venezia, sono partita alle 7:30. Perché poi il pullman è arrivato alle 8:30, un po' in ritardo, ma non importa, per venire da Tosi va bene così. Nella fondazione che presenta oggi ci sarà spazio anche per Corrado Passera? No, la fondazione è un contenitore, chiamiamolo così, non è un partito, non sarà un partito, dove si riconoscono i cittadini in un programma, perché c'è un programma ben preciso di riforma di questo paese, e in un candidato per le primarie. Dopodiché ci si confronta con tutti. Io, la stima che ho sempre avuto e ho nei confronti di Corrado Passera è nota, non è un mistero, non è che si debba cambiare idea a ogni passo per comodità o per convenienza.